italiano su tre fra i 60 e i 75 anni vuole continuare a essere attivo e dare il contributo al paese in varie forme. Ad oggi, questa è l'intervista, ad oggi il 18% vuole continuare in varie forme a fare, diciamo, il lavoro che fa o l'ambito lavorativo in cui è presente. L'11% vuole trasformare un hobby o la passione in un lavoro, e il 5%, questo secondo noi è altrettanto importante, il 5% vuole dare un contributo nel sociale, nel volontariato. Quindi abbiamo un 34% di italiani fra i 60 e i 75 anni che vogliono continuare a contribuire al paese. Per quali motivi? Quelli di prima: la realizzazione economica, il senso di sicurezza, la gratificazione e anche il voler continuare a contribuire e non disperdere le esperienze. Noi crediamo ci siano due importanti opportunità legate alla longevità, che fra loro si parlano e sono complementari e su cui crediamo sia opportuno mobilitarsi per lavorare. La prima, che è un po' più nota, di cui si parla, che la chiamiamo la longevity economy, quindi come soddisfare i bisogni di questa parte importante della popolazione che continua a crescere, che ha la ricchezza, che ha consumo, ma i cui bisogni non sono ancora ad oggi soddisfatti, un po' perché non sono stati fatti emergere e un po' perché l'offerta ancora non è adeguata. Perché è interessante la longevity economy per il paese? Perché taglia tutti i settori. Dall'altro lato, quello che noi chiamiamo circolo virtuoso, che è forse quello dove ci piacerebbe di più spingere l'iniziativa, e qui parliamo di capitale umano, cioè capire come queste energie che abbiamo visto ci sono, che abbiamo visto vogliono mettersi a disposizione del paese, se troviamo dei meccanismi per utilizzare queste energie, creiamo un circolo virtuoso. Perché? Perché questi longevi avranno uno scopo, un'attività, e quindi avranno una longevità migliore, con una minore degenerazione. Questo porterà a minori costi sociali e dall'altro lato un contributo in termini di PIL o di welfare per il paese. E quindi un circolo virtuoso.